l'idea di una Rimini che non chiude, una Rimini che anche in una fase sicuramente complessa come quella che stiamo vivendo vuole festeggiare l'arrivo del 2022, che speriamo ovviamente essere migliore degli anni che, dei due anni che ci lasciamo alle spalle, ma è una Rimini che vive, una Rimini con 300 hotel aperti, con centinaia di pubblici esercizi aperti, una città che è pronta a festeggiare con la testa sulle spalle, quindi nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, a festeggiare l'anno che arriva per i riminesi, ma anche per i tanti turisti che hanno comunque prenotato nelle nostre strutture ricettive. Sì, l'ottimismo c'è perché stanno arrivando prenotazioni, perché comunque al di là del momento difficile io vedo che il clima è nettamente diverso da quello che abbiamo vissuto lo scorso Capodanno, quando, non dimentichiamolo, eravamo chiusi in casa, e quindi noi vogliamo comunque avere un approccio positivo all'anno che sta per arrivare, al momento che stiamo vivendo, e sono convinto che Rimini si farà trovare pronta anche per questo Capodanno.